Ha fatto discutere il pestaggio avvenuto lo scorso martedì al semaforo di Via Gentile, in pieno centro, a Cerignola. La violenta scena, diffusa con video su tutti i social, ha acceso il dibattito. Così, lo stesso aggressore, un 29enne di Cerignola, noto alle forze dell'ordine e alla cronaca locale dal 2019, quando, durante una perquisizione in casa, trovato in possesso di contanti, proiettili, droga e materiale per il confezionamento, lanciò hashish dal balcone e ingoiò cipolline di cocaina, finendo in rianimazione all'ospedale Tatarella. Il 29enne ha deciso di spiegare le ragioni alla base dei fatti pubblicando un video su Instagram. La causa principale di questa reazione è la mancanza di rispetto della persona. Perché se voi avete figli, e io che ho subito dentro casa mia la stessa cosa con mia sorella, un ragazzo che viene alle 2 di notte sotto la casa della mia ragazza non si deve permettere, perché io non so nemmeno in testa che cosa c'ha. Allora, io gli ho parlato, la reazione sua è stata sbagliata nel porsi con me, e purtroppo le conseguenze, ogni reazione è una conseguenza, ognuno per le sue strade, e tutte le vocerie che si sentono in giro sono tutte chiacchiere. Conferma la versione anche la vittima, ragioniere di Cerignola, che in via privata precisa che la casa dell'ex moglie da cui si è separato 4 mesi fa è in pieno centro e che il passaggio era del tutto casuale. Il ragazzo ha subito una frattura al naso, lunedì sarà sottoposto a un intervento.